Eccomi qua, buongiorno, buongiorno. Questa mattina sono di commissioni, guardate la macchina non si sbrina neanche. Sono in piedi dall'alba, ma è fino a quest'ora qua che sono quasi le 9, non apre nessuno, per cui bisogna aspettare. Comincio a avere un po' di tosse anch'io, spero di non beccarmela, che le ho la figlia all'università malata, la moglie malata. Accidenti, la beccherei per la seconda o la terza volta in questa stagione. E vabbè, insomma, è così, virus che girano, virus invernali, e ogni tanto ci si ammala. Allora, bello, sì, anche l'incontro con Google Meet, spero che la focaccia ieri vi sia piaciuta. Ho mille mail arrivate da voi e quindi oggi spero di riuscire a rispondere a tutti. E adesso guido però. Eccoci qua al supermercato, farmacia fatta. Adesso vediamo il biglietto, cosa c'è da prendere. Prendiamo due pomodori. Molti di voi mi hanno scritto un sacco di email e quindi oggi avevo un programma di fare dei video, vediamo se riesco a rispondere alle email o rispondere ai video. Nel frattempo sono qua che prendo qualcosa d'emergenza giusto per avere il numero 67, allora ci dovrebbe essere. Non c'è. Andiamo oltre. Scala in là, ho lanciato ovunque, ho lanciato da yogurt ovunque per vedere la scadenza. Continuiamo il pane. Allora, e insomma questa mattina non ne va bene una, un posto era chiuso, l'altro è vieni qua che è caro ovviamente. Sono mattine così. È tutta mattina che ho in mente questa canzone, non so se ve la ricordate, è una canzone vecchia, per tanti stupidina, perché è chi 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 co 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 di Pippo Franco. Dei piccioni spariscono. Le papere piangono. Qua. Attenti a matto! È una canzone che tanti la prendono così solo per ridere, e in effetti, però può esserci utile per il discorso destrutturazione, per capire un po' come i testi sacri, no? Capirne il secondo risvolto. Allora, era una canzone molto profonda per l'epoca, che tutti cantavano come una canzone da ragazzini, anche questo Attenti al matto. E direi che è tornata attualissima come canzone, perché chi 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 co co co, quando i galli cantano le galline rispondono, troppi galli cantano, troppe galline rispondono e via via via. Questo sta a indicare il segno dei tempi, no? Le mode. Il seguire il canto del gallo, l'illusione, la superficialità, e dopo c'è questo però attenti al matto, attenti a quello che può uscire dagli schemi, che guarda, che va oltre gli schemi, attenti al matto, e appunto che può stravolgere queste more, che può andare controcorrente, quindi la persona, il matto è la persona che va controcorrente, il matto è la persona che non si accontenta delle mode, dei lustrini, del consumismo, della,
delle cose, diciamo così, del mondo, ma che cerca e va oltre. Questo potrebbe essere un buon modo. Scrivetemi nei commenti quanti di voi sapevano che c'era questo risvolto filosofico impegnato in questa canzoncina di Pippo Franco. Se vi ricordo, il titolo è Chi Cocco Co del 1983, dovrebbe essere. È una canzoncina che ha fatto, se la ricordano in tanti, ha fatto un grande successo proprio per la sua orecchiabilità. In realtà forse pochi hanno capito anche all'epoca, anche se ne era un po' parlato, se ben ricordo, sono passati parecchi anni, io poi partivo per andare nell'esercito, per cui alcune cose magari anche televisive, allora non c'era internet, ve lo ricordo, potevano essermi sfuggite. Quindi però vecchio, c'ho da venire in giù, vecchia slenza del Kentucky. Allora, è interessante appunto perché, come noi anche qua guardiamo la superficialità di questa canzoncina carina, simpatica, canzoncina per bambini, sciocca se volete, in realtà ha sotto sotto un messaggio molto profondo, un messaggio, come vi dicevo, che è attuale, è molto attuale, anzi più che mai direi, forse più ancora dell'epoca in cui c'era un inizio di queste cose. Era l'epoca in cui ancora i professori a scuola ti dicevano: attenzione che la pubblicità inganna, la televisione vi rammollisce il cervello, vi convince di cose. E invece è successo proprio così. Siamo diventati succubi e sospinti in questa società di consumi, proprio di quella cosa lì. Ma quello che a me interessa non è tanto il discorso socio-economico in questo momento, ma il discorso dell'insegnamento. L'insegnamento che questa canzoncina, che sembra appunto una canzoncina, invece vuole dare, il messaggio che vuole dare. Ecco, la stessa cosa dobbiamo applicarla nelle cose dello spirito, nella spiritualità. E anche per oggi il pirata vi saluta. Un pirata molto impegnato a fare le faccende domestiche. Sappiatemi dire chi di voi conosceva questa retrospettiva di questa canzoncina e chi invece di voi non lo sapeva assolutamente e quindi adesso la vede e la capisce con un occhio diverso. Andate ad ascoltarla. Ciao a tutti da Armando, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete le solite cose. Ci vediamo alla prossima. Ciao!